Presidente, quanto è vero che i cannoni della provincia Sparaneve sui prati di Tivo sono stati presi dal territorio marchigiano per poi essere portati qui a scapito di quelli già in uso e depositati a Montorio? Insomma, c'è una situazione che sembrerebbe accusare la provincia di spreco di denaro. Io mi spiace perdere tempo a dover rispondere a queste cose. Francamente sono dichiarazioni, non so da dove provengano, che non meriterebbero neanche risposta. Io sto a quello che mi dicono. I cannoni vecchi avevano dei grossi problemi e non erano utilizzabili, un grosso costo anche per aggiustarli con non so quali risultati. Questo è quello che mi dicono i tecnici, io non lo so, e quindi non posso rispondere in maniera ancora più puntuale. So che per tanto tempo hanno chiesto i cannoni, almeno per poter consentire alle scuole di sci di lavorare in una situazione in cui la società ha i problemi che ha, e nessuno ci mette un po' del suo per capire che è una situazione difficile, tranne forse la provincia di Teramo. La provincia di Teramo non ha acquistato niente, la società ha affittato dei cannoni, non so dove li ha presi. Per risparmiare 2.500 euro di trasporto abbiamo messo a disposizione mezzi della provincia e li abbiamo portati lì, sperando naturalmente che il tempo ci dia la possibilità di dare quella neve che quest'anno la natura non ci ha voluto dare. Il costo non è un grande costo, non è sostenuto dalla provincia, ma dovrebbe intervenire il comune di Pietracamera. La provincia sta facendo altri sforzi per tenere aperti quegli impianti a disposizione degli operatori. Gli operatori facessero gli operatori, la smettessero di chiacchierare, perché se siamo in questa situazione sicuramente la parte pubblica ha delle responsabilità, ma non solo la parte pubblica.